Prima sconfitta interna del Verona ad opera di un bellicoso Ascoli che ha avuto in Carlo Trevisanello, autore di una tripletta, la prima della sua carriera in Serie A, l'uomo di punta. Una vittoria, quella dell'Ascoli, più netta forse di quanto non dica il punteggio, 3-2. Equilibrato il primo tempo dal gioco veloce, piacevole, anche se non eccelso dal punto di vista tecnico, frequenti i rovesciamenti di fronte. E il Verona a correre il primo serio rischio quando, al 22, Superchi è costretto a tuffarsi sui piedi della corrente Carlo Trevisanello. Dopo questa doccia fredda, il Verona si fa più guardingo, più attento. Addirittura riesce ad assumere le redini dell'incontro con una netta supremazia territoriale, suoi gli spunti più pericolosi. Al 26, Pulici esce di pugno sul minaccioso Callone. Al 31, i difensori Ascolani si salvano in angolo. Del tutto diversa la ripresa, con l'Ascoli più sicuro, più fiducioso. La danza del Verona comincia dopo soli 3 minuti di gioco. Ecco l'azione del gol, realizzato da Carlo Trevisanello in giornata davvero di grazia. E lì si ripeterà su azione di contropiede al 14esimo. Dopo il 2-0 il Verona si scuote e riesce ad accorciare le distanze. Scorsa, a terra in aria Bergamaschi, è rigore. Calloni trasforma. L'Ascoli però riprende subito la fuga. Al 20esimo segna ancora Carlo Trevisanello e sempre in contropiede. Inutile, al 31esimo risulterà il nuovo gol di Calloni su passaggio di Musiello, entrato in sostituzione di Franzotti.